Dio! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come sentite la voce sono un po' preso male, però devo farvi il video. Dunque, benvenuti nel quarto episodio di Competition is Live. Mi raccomando ragazzi, lasciate tanti like, superiamo i 130 like per questo video, per questo ritorno di Competition is Live. Dunque mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Quindi direi via con la sigla. Ragazzi, oggi è venerdì e dato che domenica ho la gara, sono venuto a prepararmi intanto all'inglese, provare le profondità e anche le piombature. Canale acqua molto ferma, perfetto per pescare l'inglese. Io utilizzo un 18 grammi, 18-20, per pescare su una cinquantina di metri, 50, 45, 55, un po' dipende anche dalla vegetazione. Dunque iniziamo a preparare la roba. Allora, ho questa che è già preparata del tutto la montatura, però meglio controllarla perché non so se l'avevo già fatta bella a posto, già provata e tutto, o era ancora da provare. A me piace utilizzare canne molto lunghe e potenti, infatti utilizzo delle 480. In genere 10-30 grammi. Ok, quindi proviamo a vedere come sta questa. Come vedete, come riuscite a vedere, è un pochino troppo piombata, cioè proprio a pelo. Quindi andiamo a tirar via un piombino in modo da avere una piombatura un po' più sbagliata. Come va a pescare. Aspettiamo che affondi e vediamo un po'. Sempre troppo per il mio gusto. No, è più o meno più grande. Ok. Adesso va già meglio. Dato che adesso la piombatura si mette un bel po' ad andare giù, cambio il bilanciamento spostando i piombi un po' più in giù. Devo farla scendere più velocemente. Devo vedere come funziona adesso. Adesso in teoria dovrebbe scendere molto più velocemente e entrare subito in pesca. E come vedete adesso è già a livello, quindi direi che può andare bene così. Proviamo la profondità. Per provare la profondità applico al posto dell'amo un piombino da 2 grammi e cercherò di andare più sotto possibile.
Rilancio molto buono, grazie al primo lancio che faccio dopo 5 anni. E qua mi sta dicendo che sono molto basso. Poi Alessandro non si vede, però provo ad andare un pochino più sotto, vediamo com'è la profondità più sotto. Forse con la profondità ci siamo, perché sopra lo scalino là sto giusto, là forse sto appena appena toccando, quindi direi che la profondità è già perfetta così, così vale perfetto. Quando ho fatto la profondità mi ricordavo ancora bene allora. Il piombo glielo lascio su in modo che domenica se c'è da provare ancora basta tirare fuori la canna e fare due lanci. Adesso riavvolgo la lenza facendo in modo che di non cambiare la profondità in modo da essere già pronti. Andiamo col preparare la pastura. Quindi chiudiamo anche la torcia del telefono. Devo stare qua a farmi compagnia. Ok, prepariamo la pastura. Sono le 20 e 16. E oggi andrò a fare un po' un esperimento. Perché sì, farò una pastura che ho sempre utilizzato, almeno fino a 5 anni fa, dove pescavo su questo posto. Però una piccola variante. Adesso andiamo a vedere. Quindi faremo un po' un esperimento. Le esche non ce le ho qua dietro, scusate i cani, ma le esche non ce le ho qua dietro, ma ce le ha un mio amico perché non sono riuscito a ritirarle quest'oggi. Comunque si tratta di 2 etti di piattini, lombrichi e mais. Il mio target, come nello scorso video che ho rispettato, se vi ricordate, come nel primo e secondo episodio di Competition is Life, darò il mio target che saranno carassi, scardole, brem e magari una carpetta. Proviamo a tirarla fuori. Infatti, andiamo dalla busta più piccola, che è la Yellow Canal della Tubertini. Carpe, carassi e scardole. Questo è un integratore per pasture. Andiamo ad aprire. Versiamo, vedete questo colore giallo. Aroma un biscotto con un po', non so, di qualcosa, però ottima come odore, ottima pastura. E questi a mezzo chilo dovrebbe essere, sì, vabbè, pacchetto piccolo, mezzo chilo. Poi abbiamo 2 kg di Turbo Black, che è una pastura indicata per la pesca alla brem. Vedete, grana molto fine e nera. Per chi non lo sapesse, la pastura per le brem deve essere molto fine. E poi abbiamo una brown, brema carpa carassio. Quindi, come vedete, ho rispettato breme, carpe, carassi, scardole, quello è il mio target per la pescata di domani. Se ve la ricordate dal primo episodio, anche questa pastura molto fine. Ok, andiamo a dare la prima mescolata. Come vedete, questo è il primo risultato, ovvero si vede la brown. Andiamo a darle un'uniformità. Come vedete comunque rimane molto scura come pastura. Ed è giusto così. Domani mattina andrò ad aggiungerci anche del caramello. E adesso andiamo ad aggiungere l'acqua. Piano piano. Guardate qua. Com'è? Molto soffice. Vediamo la mescolatina, che
che qua sotto è ancora bella asciutta. Come vi ricordate, nello scorso episodio l'avevo fatta molto bagnata perché adesso andrà a asciugarsi. E dunque direi di caricare tutto in macchina e prepararsi per domani mattina. Sveglia alle 6. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open. Buongiorno, buongiorno ragazzi, 6.33 del mattino, si parte per andare a prendere il posto. Situazione. È appena iniziata la gara, io devo ancora preparare le videocamere, ovvero devo ancora accendere il sistema un attimo e questa gara devo fare una mega rimonta perché ho dovuto saltare per problemi di lavoro la gara precedente, quindi ho uno svantaggio e il ragazzo che nei primi episodi di Competition is Life ha fatto primo e io secondo, ha fatto un altro primo, quindi c'ho ancora da recuperare e quindi quello che punto oggi è vincere a tutti i costi. Devo riuscire a batterlo e a portarmi avanti per riprendere il campionato e portare e far sì
e far sì di vincere il campionato. Dunque, come montature per la Bologna. Dunque, come montature per la Rubagen ho tre montature, ovvero un velo da 4 grammi, un galleggiante per la pesca alla bremma da 1,5 grammi e un galleggiante per la pesca al chiarassio da 1 grammo. Adesso iniziamo col pasturare, ho deciso di ti. Io sono rossissimo. Rossissimo. Beh, tanto faccio tutto il color. Allora. La mia strategia per questa gara è pasturare in Basel con il Cap and Kit e avere una via di fuga con l'inglese nel caso in Rubagen mangiasse pesce o ci fosse pesce di piccola taglia. Dunque, quindi ritorniamo alla gara. Bene, Mino cae. Ah, ma che altri hai già iniziato a pescare? Ah, beh. Cristian, continuiamo a pasturare, vai, vai. Aspettiamo che prendano un pesce. Finché uno non prende. Appunto. Non schifo. Guarda, adesso fai il primo pesce in 2 secondi, guarda. Cri, l'inglese adesso. Adesso provami. No, sono curto. Diciamo che gli elastici. Diciamo che dopo 5 anni che non pesco all'inglese mi pare anche un po' normale che faccio così fatica a centrare. Una volta facevo dei lanci perfetti, sempre là, perfetti, uno dopo l'altro. 10 lanci tutti, no, 10 lanci tutti perfetti, quest'oggi uno su 100. Ma che palle, mi peschi in centro. Non è che devi arrivare di là, Lo so, ma io l'ho tirato praticamente al massimo con le palle pesanti. Hai tirato al massimo, ma che prendi le fionde con gli elastici morbidi? No, mi sono fatto dare i più grossi che vea. Ma a me piacciono quelli duri. Perfetto, come non pasturare l'inglese? Ok. Comunque il tuo galleggiante ha rotto i coglioni. Visto? Era tutto calcolato. Già mi stavolta nessuno. Guarda. Ok.
Un bel pesetto. Dio. Sì, fa freschetto. L'acqua è più calda, c'è l'acqua che ha 20 gradi, 26, eh. Sì, no, 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 ma giuro, ho appena preso l'acqua per lavarmi le mani. Guarda che è calda. Oh, guarda che non arrivo ad alzarmi là. Adesso metto su 30 grammi. Pam, ti siete... Ti vede il finestrone là della casa? Ti ciappa. L'ho appena messo su. Appunto. 800 euro di danno. Ma sì, dai, chi avuto che se ne accorge. Guarda che bell'angelo. Ecco. Ah, sta una canea sull'amo. Sì, sicuro, dovevo che ti sei. Ti sigo dopo. Cioè, mi sembrava. Ti sigo. Ok, non andare all'inglese. Cos'è che è l'alborella? È un triotto. Se si può definire cavello. No, le seriamente un cavello, no? Sì. Mi piacerebbe fosse Dio scherzare. Via che prende l'inglese. Dai che prende l'inglese. Mi devo stire fuori la carpa. Sta tranquillo, sono io a aspettare la pastura. Sono io a aspettare la pastura mi. Cristian, ti sei infetti? Ho tirato su io il secondo. Eh? Ho tirato su io il secondo. Che senso? Come hai fatto a pescare col galleggiante così fora? Devo metterci il piombino, non sono dimenticato che trovo. Aspetta, adesso ti ricordo e mi sta tranquillo. Aspetta che devo lanciarti sotto. Oggi è che il magna. Niente, la Rubasia non vedo mangiate, conviene andare all'inglese dato che il primo in campionato ha iniziato a fare qualche pesciolino. Dunque vediamo come va, magari riesco a fare qualche bel pesce, magari una bella carpa, quella potrebbe portarmi in vantaggio. Lancio perfetto! Porca troia. No, no. Le pesciolino però le aveva a frizione verta, non so perché. E il primo è andato. No, no, capivo, è passata la macchina. Oh, aspettate, magari è un bel pesce. Prima sono tutte alborelle. Damn. Proprio pelo. Non per dire, ma renditi conto che cosa? Che va? Vai.
Dubon. Questa è bella. No, bigattini. È bello sto qua. Ti tiro i gareggianti in testa. Io lui tantissimo. Che vedano? Hanno scardo. Sì, ma non la riesci a guidare. Devi dargli un colpo sulla testa. Ecco qua. Ok, adesso vado anch'io. Allora, qua. Vai a buttarlo. Devi buttarla fuori però. Sì, sì. È troppo grande. Bella scardola. Vai. Oh. Ok, adesso ho. Adesso puoi anche perdere. Adesso ho 5 etti e 30. Sì, finalmente una scardola. Non è tantissimo, è un buon inizio soprattutto per recuperare magari gli altri, perché ho visto che in fondo hanno catturato qualche bel pesce. Speriamo che possa aiutare. Beh, poi che vediamo dopo. Un corto. Corto. Sì. Michele, beh, quasi un'intenzione di portarmi a canetta a feeder, sta là bel tranquillo. Poggia canne. Avrei comunque fatto più peso. Però posturei qua a fionda. Perché non avevo voglia di fare la posturazione pesante a feeder. Te devi andare più sotto. Sì, sta qua è in alborea sicuro. Scardo è partito come un fulmine prima. Dai, Gussite si allena, poi segue. Bene ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Prossimo episodio, ancora più azione e preparatevi tanti combattimenti e anche belli forti. Porterò anche un po' di teoria, in modo da insegnarvi anche qualcosa. Dunque mi raccomando, episodio prossimo, lunedì prossimo, preparatevi. Tanti combattimenti al limite, con fili sottili. Dunque mi raccomando, superiamo questi 130 like. Quindi commentate, condividete il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Per questo video è tutto. Ciao a tutti.